Raffaele Pero e della sua squadra. Perché i cittadini di Mondragone devono votare noi Consaltini? Perché fino adesso hanno votato tutti gli altri, basta che girino al paese, hanno la motivazione per votare Raffaele Pero e tutti questi ragazzi che hanno voglia di dimostrare che si può cambiare. Si è parlato tanto anche stasera del problema dell'immigrazione. Mondragone, più di tante altre realtà del territorio, risente negli ultimi anni di questa piaga, di questa problematica che sta attanagliando proprio i cittadini. Ormai ci sono più stranieri che mondragonesi. Cosa si può fare per risolvere questo problema, partendo appunto dal piccolo, no? Dal comune? Prima diceva bene Raffaele, innanzitutto vanno applicate le leggi, perché è evidente che con i numeri che ci sono in quest'area, non solo a Mondragone ma anche in qualche comune limitrofo, non si può pensare che questa presenza è regolare, perché sono numeri talmente alti che inevitabilmente si dimostra che c'è un'irregolarità diffusa. E quindi devono intervenire le forze dell'ordine, come diceva prima lui, in maniera combinata, in maniera organizzata. Poi però c'è il problema a monte, dobbiamo fermare questa immigrazione, noi non siamo più in grado di gestire questa immigrazione. Mi permetto un esempio nel minuto che mi date. Cioè, io abito in provincia di Brescia, la città di Brescia in questo momento è la città che ha il maggior numero di immigrati d'Italia, 7,5 bambini in città di Brescia che nascono sono stranieri. Io penso che questa sia la dimostrazione di un'invasione, non so se programmata o meno, ma che indubbiamente sta dimostrando che c'è un tentativo di sostituzione, e noi questo non possiamo permetterlo, ma non perché vogliamo male a qualcuno, semplicemente perché vogliamo bene noi stessi. Un altro problema di Mondragone è quello dell'ambiente, no? Si parla di terra dei fuochi, Mondragone si trova comunque al centro di questa realtà. Ecco, anche in questo caso quali sono le progettualità, parlando sempre del territorio? Il territorio ha bisogno di organizzarsi, però ha bisogno di organizzarsi in maniera onesta. La terra dei fuochi, io ho avuto modo di seguirla anche in parte direttamente da commissario delle ecomafie, quindi l'evidenza è che a qualcuno non va bene risolvere il problema, forse anche a qualche amministratore, non lo so. Perché io penso che se gli amministratori fossero in grado di fare rete in maniera forte, prendendo tutta quest'area purtroppo deturpata dall'inquinamento, mettendo in campo anche delle progettualità, perché non si può dire facciamo solamente bonifiche, bisogna dire facciamo bonifiche e diamo opportunità, forse qualcosa si risolverebbe. Spero che con una nostra partecipazione, come sta partendo da oggi qua, a una politica territoriale di un'area così importante ci possono essere degli spunti per consentire di fare dei ragionamenti un pochino più concreti della semplice inutile protesta. Un appello ai cittadini mondragonesi per concludere questa intervista. Mondragone, devi cambiare, devi poter scegliere il cambiamento. Visto che gli altri sono tutti insieme e sono un minestrone, scegli almeno l'originale, siamo noi, siamo nuovi, abbiamo voglia di cambiare. Anche perché quegli altri, insomma, prima uno poi gli altri, poi insieme li ha sempre votati e mi pare che basta scendere per strada per vedere la situazione. Si può anche provare a cambiare, no? E allora proviamoci. Grazie. Grazie.